Bentrovati, ben ritrovati, questo è sempre Word, il gusto della parola. D'altronde avevo in mano un libro e non può essere altro che questa nostra trasmissione che ci da, sta dando tante eh, soddisfazioni. Dove siamo? Ormai lo sapete benissimo. Siamo alla libreria La Parola, quindi siamo a Figliene Valdarno in Corso Mazzini. Anche in questa puntata ho tanti libri da eh, proporvi, tanti, ormai lo sapete. In genere ne propongo 4 a puntata e, e sono libri particolari, libri che a me hanno permesso. Di riflettere, libri che a me mi hanno fatto divertire, libri che mi hanno incuriosito come questo. Chi vuole essere lieto sia. Toscana, un racconto in musica con tanto di eh, CD. Ovviamente siamo toscani, siamo un po' eh, campanilisti e questo mh, è un modo diverso per eh, conoscere la Toscana, la nostra Toscana, eh, conoscerla attraverso le canzoni. Eh, è un viaggio, un viaggio che Luigi Gagliardi, il curatore di questo libro, ci propone a partire dall'undicesimo secolo per arrivare fino ai giorni nostri, un viaggio attraverso le canzoni gli stornelli le canzoni popolari ma anche le canzoni un pochino più colte tante tanti personaggi le persone che incontriamo in questo eh, volumetto da lorenzo dei medici a guido d'arezzo ma troveremo anche tante canzoni alcune famosissime come mattinata fiorentina eh, come maremma amara e troveremo anche la canzona di Bacco che poi tutti noi conosciamo con eh, chi vuole essere lieto sia del domando non certezza le troviamo tutte in questo cd mentre all'interno del volume del libro troviamo le parole ma troviamo anche gli spartiti delle suddette canzoni e troviamo anche gli aneddoti che hanno portato alla composizione e alla creazione di quelle canzoni quindi un volume carino un volume che a me eh, è, è piaciuto leggere proprio perché dato Toscano. Mi piace andare a cercare anche alcuni risvolti meno conosciuti della nostra storia. Eh, curato da Luigi Gagliardi, Chi vuole essere lieto sia, eh, Toscana, un racconto in musica, edito dalla officina Fibonacci, il costo del volume è di 12,90 euro. Voi sapete ormai che nella libreria La Parola ci sono vari settori. Questo primo, dove mi trovo in genere all'inizio di puntata, dove ci sono le nuove uscite, dove ci sono i romanzi, i gialli e alle dalle, ai lati, sulle, sulle scaffalature, eh, ai lati ci sono invece gli intramontabili. Dove siamo adesso, quindi proprio a metà della libreria La Parola, invece c'è la zona dedicata ai libri a tematica religiosa. È proprio di uno di, quelli, di questi che voglio. Uh, parlarvi, o meglio questo scritto da fra, fratelle Ma, Michael Davide Semeraro è il cognome Hetty Hillesum umanità radicata in Dio. Allora chi è o meglio chi era Hetty eh, Hillesum? Hetty eh, era una, una scrittrice, una giovane scrittrice olandese di origine ebraica dico era perché ahimè eh, lei è stata vittima della Shoah, è morta nel campo di sterminio, nel campo di concentramento di eh, Auschwitz. Eh, io avevo già letto altri libri di, che parlavano di Etty Hilsum, questo è, è, è diverso dagli altri. Etty inizialmente all'inizio della sua vita è una giovane donna che è, è molto lontana da Dio, troverà Dio nel Percorso, nel suo percorso umano personale e lo troverà proprio eh, concentrandosi sulla preghiera perché vi dicevo questo libro è diverso perché mentre gli altri libri si mh, molti dei libri insomma che io avevo letto eh, su etti parlavano di lei della sua storia della sua biografia più come scrittrice che, che come eh, eh, credente questo libro ehm, ci fa vedere ci fa capire il percorso che Ettie ha fatto per eh, cercare Dio all'interno della parola e quindi eh, eh, all'interno della preghiera, scusate. E quindi è proprio un, 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 un libro da leggere sotto questo. Punto di vista, proprio per andare a cercare ognuno di noi la fede, Dio e Gesù, guardando dentro di noi stessi, guardando, ascoltando bene le parole delle preghiere. Fratel Michael Davide, fratel Michael Davide, et il, il, il sum, umanità radicata in Dio, è edito da Pauline, ehm, dalle edizioni Pauline. Il costo del volume è di 13,50 euro. Scritto proprio proprio in commemorazione dell'anniversario dei 70 anni dalla morte di eh, Etihil Hillesum. Tanti sono i libri che propone la libreria della parola e quindi tanti anche sono i generi. A me mi piace spaziare da un genere all'altro, saltare dalla narrativa gi al giallo, alla tematica religiosa per arrivare poi anche all'attualità con una coppia. Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo ritornano, loro li conosciamo tutti sono maestri del giornalismo e questo è il loro nuovo libro Se muore il Sud una denuncia ovviamente come siamo ormai abituati da loro una, ehm, eh, denunciano in questo eh, volume tutto quello che non va bene del Sud ma non è un libro contro il, eh, il Sud è un libro eh, che denuncia molto anche anche quanto il nord e il governo ha fatto per far sì che il sud sia nelle situazioni in cui è, è adesso sono molto obiettivi partendo eh, dal sud allora loro eh, hanno presentato il libro a milano e nel presentarlo hanno eh, ehm, paragonato il sud alla concordia faccio L'esempio che è stato fatto da loro. Nella Concordia chi c'era Capitan Schettino, napoletano, ma c'era anche un altro napoletano, il De Falco. E, e quindi mh, loro, perché hanno fatto questo paragone? Perché il sud è fatto proprio in quel modo. Non tutto il sud è Schettino e loro sperano che vinca il sud di De Falco, perché soltanto con eh, un determinato tipo di persone eh, ad amministrare il Sud, come per questo fanno riferimento. A De Falco si può uh, risollevare le questioni perché spiegano benissimo come se muore il sud e muore l'Italia. Eh, non ci sono però solo, ci sono tanti esempi negativi, ma ci sono anche tanti esempi positivi in questo libro come l'esempio di, eh, di due giovani imprenditori che hanno costruito un aereo ultraleggero. E stanno dando lavoro veramente a tante persone, non solo, oltre a dare lavoro, vengono visti proprio come esempio e vengono guardati molto dall'estero. Poi denunciano molto il nord, tutto quello che il nord ha fatto di sbagliato eh, contro, verso, eh, verso il sud. Insomma, è un libro. Scritto come sanno scrivere Antonio Stella e eh, Sergio Rizzo, noi sappiamo ci, ci farà male leggerlo perché eh, quello che loro dicono. I numeri che riportano, i compensi che riportano, le percentuali che riportano. Ormai ci hanno insegnato, e eh, ci fidiamo di loro, insomma, sappiamo che, quelli, che i dati che loro ci riportano qui sono dati veri, realistici e, e, e sinceri. Quindi farà un po' male leggerlo, però è un libro che secondo me, come ormai questa coppia di autori ci ha abituato a fare, va letto se vogliamo realmente eh, rimanere aggiornati su quello che è l'attualità vista da un occhio, ehm, un occhio sincero, non travisato dalla politica. Eh, Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo, Se Muore il Sud, edito da Feltrinelli nella collana I Fuochi, ehm, il costo del volume è di 19 euro. E termino con eh, un romanzo, un romanzo particolare, mh, scritto da un autore di cui ora io sbaglierò sicuramente la pronuncia. J.M. Coetze, Coetze L'infanzia di Gesù, già eh, premio Nobel nel 2003, eh, è un autore difficile, un autore eh, particolare e questo romanzo ci racconta la storia. Di, due, di un uomo e di un bambino eh, l'infanzia di Gesù non pensate appunto a nostro Signore eh, un uomo e un bambino che non hanno eh, niente a che fare non hanno legami fra di loro eh, questo uomo incontra questo bambino in, eh, in barca durante, in una nave durante eh, un viaggio eh, il romanzo è ambientato in un'epoca che non conosciamo che non è eh, individuabile che non è databile eh, stanno andando a ricercare la madre del bambino Simon è il nome dell'adulto incontra questo bambino di 5 anni in una nave ehm, dicevo è un romanzo surreale perché stanno andando in un paese dove vengono, vengono attribuite le identità ehm, nel, 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 nel testo non ci viene spiegato che cosa è successo prima chi erano prima si capisce soltanto che in qualche modo la vita e l'identità di queste persone viene azzerata e vengono mandati in eh, questo posto in questa eh, nuova terra dove vengono riattribuite delle identità ex novo eh, il compito di simon è quello di trovare una madre per, il, eh, per questo bambino madre che verrà eh, trovata e, mh, e anche qui è strano il rapporto che si instaurerà con questa madre, questo bambino eh, che è particolarmente intelligente ma che è anche in alcuni momenti particolarmente antipatico, questo bambino che vuole tenere sempre Sotto controllo la situazione e che riesce eh, a gestire tutte le situazioni portandole sempre verso il punto che secondo lui è il migliore. Quello che più colpisce leggendo questo romanzo è la, strata, la strana atmosfera che alleggia su Novilla. Novilla, appunto, è questo paese, questo posto immaginario dove vanno a, a rifarsi dare un'identità, a riattribuirsi un'identità. Queste persone che vivono a Novilla sembrano tutte. Non riuscire a vivere delle emozioni, sembrano tutte prive di eh, emozioni e vivano la vita in un costante stato di accettazione perché così è e così deve essere. C'è solo questo arrivo di questo bambino eh, che stravolge in qualche modo le cose. Ehm, è un romanzo strano, ve l'ho detto fin dall'inizio: un romanzo dal finale aperto. Che cosa voglio dire con il finale aperto? Che in realtà non ci viene data nessun tipo di, eh, di certezza, di spiegazione. Starà a noi, alla nostra sensibilità, riuscire a interpretare queste, le parole e soprattutto l'idea di J.M. Kurtz in questa suo L'infanzia di Gesù. Edito da Enaudi, il costo del volume è di 20 euro. E adesso prima dei saluti il riepilogo dei libri che vi ho presentato. Curato da Luigi Gagliardi, chi vuole essere lieto sia Toscana Un Racconto in Musica, edito dalla Oficina Fibonacci, il costo è di 12,90 euro. Fratel Michael Davide ha scritto Et ilesum il Umanità Radicata in Dio, edito dalle edizioni paoline, il costo del volume è di 13,50€. Nella collana Fuochi di Feltrinelli troviamo invece la doppia firma di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo in Se muore il sud. Il costo del libro è di 19 euro. Per Enaudi in invece JM Coetze ha firmato L'infanzia di Gesù. Il costo del libro è di 20 euro. Questi i libri che vi ho presentato in questa puntata e niente, voi sapete benissimo cosa dovete fare adesso. Se volete rivedere la puntata, a parte seguirla ovviamente sui nostri eh, teleschermi, avete vari modi. Potete accedere alla pagina Facebook della libreria La Parola se ancora non avete cliccato mi piace su quella pagina dovete prima cliccare mi piace dopodiché entrerete nella pagina e non solo potrete rivedere tutte le puntate registrate fino ad oggi, dalla prima fino a questa ma sarete sempre informati su quelle che sono le iniziative della libreria La Parola oppure potete andare in tutto il mio mondo virtuale, quindi cercate in internet Fabio Lucaccini e troverete la mia pagina Youtube, la mia pagina di Google+, il mio Twitter, insomma Trovate tanto di me e in tutte queste troverete le puntate della, uh, di Word, Il gusto della parola. La cosa più diretta, se no, è quella di venire a Figline Valdarno. La libreria è in Corso Mazzini, appunto a Figline, e all'interno della libreria trovate i libri che vi ho presentato più tutto il resto del catalogo presente all'interno della libreria. Se il libro che voi state cercando non ci fosse in quel momento, non preoccupatevi, cercate di Beatrice cercate di Samuele, cercate di Giuseppe, loro sono sempre qui a vostra disposizione, cercano il vostro libro, ve lo ordinano e in tempo 2-3 giorni ve lo fanno arrivare e, poi, e voi potete iniziare la vostra lettura. Vi auguro appunto buona lettura e buona vita dal profondo del cuore. Noi la prossima settimana saremo ancora qui. Ciao!